Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti top e flop di fine anno. E vi avevo già fatto a giugno la metà di questo video, cioè i top e i flop di metà anno. Adesso ovviamente andiamo a chiudere il cerchio e parliamo di tutti i prodotti che ho utilizzato in questi ultimi 6 mesi. Sono davvero tanti, quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Passiamo per prima cosa al make-up e poi tutto il resto dei prodotti. Allora, la prima cosa che sicuramente è flop è questo set della Too Faced. Sono praticamente la matita e della Too Faced, no, infatti della Benefit, la matita per sopracciglia, il gel e l'illuminante. Di questi salvo soltanto il gel perché è davvero davvero ottimo, ma onestamente non andrei a spendere così tanti soldi per un gel per sopracciglia, perché lo trovo abbastanza inutile. Mi sembra che sia troppo caro, è durato però tanto, in compenso rispetto al prezzo c'è questo, è l'unica cosa che salvo. La matita l'ho odiata, l'ho proprio finita a stento, è una matita di quelle che non ha lamina dritta ma a goccia, non so se riuscite a vederlo dall'inquadratura. Comunque, se cercate su internet, la mina praticamente ha la punta più sottile e poi il resto è cicciottello. E praticamente qual è il problema? Che ha questa forma così di sbiego, solo che quando l'andate ad utilizzare ovviamente diventa dritta, quindi dovete praticamente disegnarvi le sopracciglia con questa matita dritta, perché mano a mano appunto il fatto che è di sbiego come un rossetto diventa appunto piatto. È bruttissima la parte cicciottella perché non mi permette di disegnare molto bene le mie sopracciglia, il tratto non è assolutamente né dritto né preciso, quindi assolutamente bocciata. Trovo inutile questo illuminante perché una volta sfumato non si vede neanche, e avrei preferito magari qualcosa un colore diverso. Questo è un color carne molto molto chiaro, ma comunque una volta che è sfumato, come vedete, non si vede assolutissimamente. Quindi l'ho trovato comunque un set molto inutile e che sicuramente non ricomprerei. Un prodotto invece top è questo qui, avete già visto la recensione che vi ho fatto, è il Tattoo Brow della Maybelline, mi stava cadendo per terra, e nella colorazione medium brown. Vi ho fatto anche la recensione, questo vi permette di fare un tatuaggio alle sopracciglia che dura fino a 3 giorni, è davvero un ottimo prodotto e sicuramente questo sì, lo ricomprerei altre 1000 volte. Altro prodotto, questa volta flop, è questa cipria di Mulac, che è finitissima, è Zeus ed era il colore più chiaro che trovate appunto nella palette, si può comprare anche singolarmente. È una buona cipria per fare il contouring, perché sta nel set appunto per il contouring, ci sono i chiari e scuri in crema e poi i chiari e scuri in polvere, questa appunto è in polvere, solo che l'ho trovata terribilmente pesante. Sinceramente ci sono moltissime ciprie, come ad esempio questa qua di cui vi ho parlato nell'altro video, che è quella di Alchemilla, che ha lo stesso identico colore ed è molto molto più leggera e non fa effetto pastoso sul viso. Questa appunto di Mulac non mi è piaciuta particolarmente, l'ho utilizzata e sì, non è malissimo, però onestamente non la ricomprerei, quindi preferisco inserire nei prodotti flop. Un prodotto top invece per l'estate è questo qui, è la BB Cream Puro Bio, adesso la vedete totalmente aperta perché l'ho finita già da un pezzo e l'ho conservata solo per farvi questo video. La trovo ottima, come BB cream è abbastanza coprente e non si sente assolutamente sul viso, tende leggermentissimamente a lucidare, ma tutto risolvibile con una cipria appunto in polvere, e l'ho trovata davvero ottima perché dura anche d'estate, difatti questo prodotto l'ho utilizzato d'estate. Altro prodotto top sono sicuramente questi camouflage della Catrice, quello in stick, cioè in stick, quello liquido e quello invece in pot. Li trovo davvero ottimi, sono veramente, fanno parte dei miei mai più senza, e mi piacciono davvero tantissimo e riescono a coprire molto bene le mie occhiaie. Prodotto
Flop è New York X. Io questa l'ho comprata come se fosse una base per gli occhi. In realtà sono sempre stata in dubbio su cosa veramente fosse, perché qui c'è scritto base idrofoba per paillette, quindi credo che in realtà sia una base per paillette, ma comunque non mi è piaciuta perché tende a seccare la palpebra in una maniera pazzesca. Mi fa vedere pure le pellicine che non ho, perché in realtà la mia palpebra è anche molto oleosa. Questa me la seccava troppo. Prodotto top, MAC, il correttore in boccetta. Questo è veramente un ottimo correttore, estremamente coprente, va benissimo appunto per le pelli più secche, come ad esempio le mie. L'unica cosa che vi raccomando, se lo comprate, createvi un contenitore fatto appunto con la carta, con le bolle, per metterlo dentro. Questo perché il vetro è sottilissimo, se vi cade si rompe in mille pezzi, quindi mi raccomando, state attenti a questo prodotto, cercate di salvaguardarlo perché se vi rompe è la fine. Prodotto top di Kiko sono queste spugnette in silicone, per me meglio della Beauty Blender, onestamente, costano veramente 3-4 euro, non di più. Mi trovo benissimo, non ti piange il cuore a buttarle. Ce n'è 4 in una confezione, che te la danno anche con questa bustina molto molto carina, e le trovo comodissime, le lavo tantissime volte e tengono comunque molto molto bene. E onestamente io mi trovo strabene, ripeto, meglio della Beauty Blender, anche se può sembrare strano. Prodotto flop di Neve, la matita liquirizia per gli occhi, quella nera. L'ho odiata, mi sbava tantissimo, la sto infatti buttando anche se ne è rimasto l'ultimo pezzo perché non la sopporto. Prodotto top di Essence sono questi mascara che fanno parte della linea Lash Princeps. Li ho veramente adorati, vi voglio fare vedere lo scovolino, ma credo di avervene parlato all'infinito di questo mascara, ma perché ha un rapporto qualità-prezzo allucinante e sugli occhi è davvero fenomenale. Come vedete, la formulazione è la stessa, cambia semplicemente lo scovolino, e quello che preferisco io sicuramente è questo qui in alto che vedete. Questo qui in alto è il mio preferito, l'ho veramente adorato. Adesso sono strasecchi anche perché li stavo conservando. Mettimi a fuoco. Ok, perfetto. Li stavo conservando da un po' per questo video. Prodotto flop di Catrice, questo mascara osceno con questo scovolino piccolissimo. L'ho utilizzato soltanto nelle ciglia inferiori perché in quelle superiori non mi veniva assolutamente bene, non tirava su assolutamente nulla. Quindi inutile, perché non tengo due mascara per le ciglia inferiori e per quelle superiori, non mi è proprio piaciuto. Prodotto top di COST, questa entra a pieno titolo tra i prodotti top, l'ho veramente adorata. È questa Cipria Primer, ve ne ho già parlato nel video dove vi facevo vedere i nuovi prodotti COST che ho provato. E questa è davvero un'ottima, un'ottima cipria, cioè non posso assolutamente dire il contrario, la sto adorando, levica la pelle in una maniera pazzesca e fa tenere il trucco tutto il giorno e costa una miseria. Tra l'altro è anche senza siliconi, quindi è perfetta per la mia pelle. E, che dire, assolutissimamente compratela ad occhi chiusi perché va bene per tutti i tipi di pelle, non secca troppo, non fa effetto pastoso, non fa non fa l'effetto bianco se fate appunto le foto col flash, l'adoro. Un altro prodotto top, questo è di H&M ed è il primer per il viso. Il primer per il viso, questo anche senza siliconi, è a base di silica, ha pochissimi ingredienti. Ha pochissimi ingredienti e mi piace tantissimo l'effetto levigante che ha sulla pelle, assolutamente consigliato. Per il make-up, l'ultima, e qui so che qualcuno non sarà molto d'accordo, però io assolutamente devo purtroppo bocciare quelli che sono gli illuminanti in crema Mulac. In particolare io ho qui, faccio vedere questi tre, ma ne ho anche un altro, che però l'ho scambiato per metterci questo qui. Non mi sono assolutamente piaciuti, sono difficili da prelevare col dito, sono molto secchi. E praticamente quando li prelevo col dito, come vedete anche questo qui, si spostano anziché prelevarsi, insomma
Non, onestamente non mi sono piaciute come formulazione, mentre invece ho adorato quelli appunto in polvere che assolutissimamente sono i miei preferiti. Altro prodotto top sempre di Mulac, anche questa appunto è stata un'uscita estiva, una genialata, sono gli illuminanti in contagocce liquidi. Questi veramente io li uso ogni santissimo giorno, mischiati col fondotinta, ogni santissimo giorno. Io non riesco più a farne a meno, devo sbrilluccicare come una fata turchina, non ci posso fare niente, li adoro. Assolutissimamente ve li consiglio perché sono davvero davvero degli ottimi prodotti. Ultimo prodotto che vi faccio vedere per quanto riguarda il make-up è questo rossetto, si chiama Family Forever ed è della nuova collezione uscita da pochissimo di Mulac ed è quello che sto indossando in questo video. Questo rossetto io lo adoro, non c'è, è meraviglioso, meraviglioso. Si stende facilissimamente con una sola passata perché è molto cremoso e ha un colore bellissimo, leggermente metallizzato, satinato, con queste perlescenze oro e pesca. Mi piace davvero tanto, è un ottimo colore e assolutissimamente ve lo straconsiglio. Ne ho anche altri di questa collezione, però questo sicuramente è il top e lo sto utilizzando tutti i giorni da quando l'ho comprato. Passiamo adesso ai prodotti per il viso. Avremo tantissime novità nel 2018 perché sto facendo un rifornimento, una scorta di prodotti per il viso che ho terminato durante appunto il 2017, adesso mi dovranno arrivare nei prossimi giorni, poi vi farò sapere appunto. E, prodotti top per il viso è questo detergente della CN per il viso, io ve lo straconsiglio in ogni santissimo video e continuerò così fino alla mia morte. È in gel, è delicato, non brucia gli occhi, strucca bene, costa poco, l'inci va più che bene, non contiene siliconi, non fa male assolutissimamente alla pelle, soprattutto ripeto è delicato, non vi fa tirare la pelle dopo che avete finito di lavarvi il viso e l'ho amato, amato assolutamente. Prodotto flop Garnier, incominciamo col primo perché adesso ve ne faccio vedere altri. Questo qua è la linea quella con inci buono della Garnier ed è un latte detergente che fa schifo perché non strucca assolutamente nulla, a patto che voi non prendete una retina e vi strofinate gli occhi con la retina, quindi non voglio aggiungere altro perché mi ha fatto schifo. Prodotto finito è uno shampoo, questo qua è della linea che trovate al Lidl, che adesso mi pare che hanno messo anche in permanente. L'ho adorato questo shampoo, anche se l'ho trovato un po' grasso per l'inverno, mentre invece per l'estate mi è piaciuto davvero tantissimo. Questo è per capelli grassi e con forfora, che dire, assolutissimamente sì, è bio. Ha un inci assolutamente perfetto perché è certificato, costa poco, va benissimo appunto per i capelli grassi, per la forfora non lo so perché non ne ho, però mi sono davvero trovata bene. Mentre invece uno shampoo con cui non mi sono assolutamente trovata bene è questo qua della linea End, Have a Nice Day, e questo è uno shampoo delicato districante, uso frequente, con provitamina B5. Questo shampoo onestamente a me non è piaciuto perché lì per lì mi sembra che non mi lava molto bene i capelli e difatti i capelli si sporcano con più frequenza quando l'ho utilizzato. In ogni caso è terminato perché ovviamente io non spreco mai nulla, però non mi è piaciuto più di tanto. E questo già lo sapete, l'ho promosso in un video apposta che ho fatto una recensione proprio solo su questo, l'ho utilizzato d'estate ed è il Low Shampoo della Elviv. Questo è uno shampoo ottimo per l'estate quando vi lavate i capelli ogni giorno e veramente vi aiuta tantissimo a non farvi arrivare sui capelli danni del sole, della salsedine, del caldo. Insomma, io veramente questo qua per l'estate, non per l'inverno ve lo consiglio, ma se volete approfondire questa recensione sapete che c'è un video apposito solo su questo in cui vi faccio vedere appunto, vi spiego un pochettino che cosa ne penso nel dettaglio. Passiamo adesso a altri due prodotti della Garnier e sono queste maschere Hydra Bomb. Io in particolare ho utilizzato quella là e alla che diavolo è? Pelli secche e sensibili e pelli miste e grasse. A
acqua fresca, onestamente, per me non mi sono assolutamente piaciute, ma è difficile che a me riesca a piacermi una maschera per il viso comprata. Preferisco di gran lunga quelle fatte in casa, mi danno molta più soddisfazione e vedo davvero i risultati. Altra cosa che assolutissimamente boccio, ma proprio assolutissimamente, è questa maschera per i capelli Sephora. Ho preso io quella alla rosa e quella alla Kaia. E sono quelle che in particolare hanno la cuffietta e poi la maschera qui sotto, mentre qui dentro nella parte di sopra hanno la cuffietta. E queste sono sui capelli acqua fresca, assolutamente acqua fresca, non fanno nulla. E la stessa cosa purtroppo devo dire anche dei patch, quelli al tè verde che si mettono sulle occhiaie, e della maschera per il viso Sephora, anche questa e quella in tessuto, non mi sono piaciute assolutissimamente, ma ripeto, è difficile che mi piacciono maschere per il viso. E abbiamo anche quest'altra maschera per il viso, che è quella che è un po' più Ni, e avevo anche la confezione dell'altra, quella che si riscalda. Purtroppo non l'ho ottenuta la confezione, devo averla buttata perché non la trovo da nessuna parte. Quella che si riscalda mi è piaciuta di più di questa, veramente apre tanto i pori e la maschera penetra in profondità con questa sua caratteristica di autoriscaldarsi. Questa qui invece è quella alla sale marino, e mi è piaciuta tantissimo perché devo dire che è purificante. Però onestamente, ripeto, rispetto alle maschere che mi faccio in casa, quelle ne valgono 100 rispetto a queste, che tra l'altro costano anche 2 euro. Prodotto, perché sono Barbara D'Urso in questo momento, sono bianchissima. Prodotto flop, questo shampoo della Insing. Magari non avete mai sentito parlare di questa marca. A Catania, in particolare, se lo volete sapere, la vendono da Liborio. Mezzo litro di shampoo costa 6 euro, e questo è uno shampoo purificante, senza SLES, senza SLS, senza oli minerali, con estratti organici, senza parabeni, senza coloranti sintetici, senza siliconi, senza allergeni, e made in Italy. Non mi è piaciuto, l'ho trovato troppo sgrassante, proprio mi prudeva la testa tantissimo, mi faceva durare lo shampoo di più, però in compenso avevo sempre questo prurito in testa subito dopo lo shampoo, che mi ha dato terribilmente fastidio. Assolutamente non lo ricomprerò, e finire mezzo litro di shampoo che non ti piace è davvero una rottura di coglioni. Prodotto nel senso non so come catalogarlo, questo shower gel della Benecos, sì, molto delicato, però sì, c'è di meglio, nel senso senza infamia e senza lode, carino, però niente di che. E in ultimo abbiamo questo tonico eco bio, perché la linea fiori di magnolia che trovate all'Eurospin è uscita con questa linea con certificato ICEA. Ho preso questo tonico, ma non mi sono trovata bene, non mi piace questo tonico, non mi brucia il viso, però non mi piace, mi sembra che non ci sia niente dentro, che non trovo differenza tra metterlo e non metterlo, e difatti l'ho terminato a fatica. E questo era tutto quello che avevo da farvi vedere per questo metà anno. Ripeto, adesso ci saranno tantissime novità, perché ho cominciato a comprare tutti i prodotti nuovi di questi che ho finito, mi sono liberata di tante cose, anche se ancora qualche